Andrea Dal Corso, ciao. Caro Oscar, Ciao, ciao. caro Andre, bentrovato, bentrovato. Grazie. Grazie per aver accettato questo invito a Gocce di Gratitudine, che come Grazie. sai verrà visto, ascoltato da tutto il mondo digitale che incontreremo. E ti ringrazio per questo tempo che ci dedicherai, perché la tua storia in parte è nota, ma rischia di essere ricondotta solo alla parte nota, ma in realtà c'è una parte sottostante su cui tu ti poggi e su cui credo mi viene a dire si regga il tuo successo, che è giusto secondo me andare un po' a svelare. Ci tengo io a presentare un minimo, poi sarà scelta Grazie. tua muoverti nel labirinto della tua vita, perché è una E vita che labirinto. effettivamente ad incastri, no? Ad incastri. Allora, tu sei oggettivamente, sei noto per questo, sei un modello nel tuo ambiente. Sei certamente una figura di riferimento anche per la genesi, no? della tua notorietà. E sei un influencer, oggi si chiamano così, in lifestyle, per cui diciamo che mi piace l'idea di questa nuova tendenza di trovare nell'altro, in questo caso persone che appunto poi divengono influenzanti il sistema dei modelli di riferimento. E mi piace anche l'idea del lifestyle come ambito di manifestazione del proprio sé, perché è una bella responsabilità, no? Si ha tanto così dal rischio di essere superficiali, ma se riesci a bypassare, no, quell'idea preconcetta, allora si aprono dei mondi e si scoprono delle persone che dietro dei volti, dietro dei corpi, in realtà hanno delle storie interessantissime, no? E questo te lo anticipo, ti fa onore perché tanti si fermano un istante prima ed è un gran peccato, perché poi si resta l'effimero e si perde la bellezza e la profondità. Professionalmente, quindi oggi tu sei questo, però hai un'origine, sei figlio di imprenditori nel mondo dell'hotellerie, quindi tutto il fine dining, sei addirittura sommelier, produci vino, quindi come imprenditore nel mondo del food and beverage sei ancora operativo, sei un grandissimo, vabbè, questo lo sappiamo, ce lo siamo già detti anche privatamente, amante della comunicazione in senso lato, e quindi confidavi anche che la tua presenza social è nutrita, no? Da questi di comunicare, quindi di mettere in comunione con gli altri le tue idee, al di là della tua oggettiva bellezza. Quindi, se ci è consentito, siamo nel mondo della bellezza, no? Un po' a 360, no? Dal cibo alla vita, all'estetica, dove arriviamo al punto. Cercando Gocce di Gratitudine, ho pensato a te, perché mi piaceva riflettere su questo bisogno barra aspirazione al senso del bello oggi, no? E tu ne fai un oggetto nel senso nobile di comunicazione, che probabilmente si fonda su un'esperienza di successo, non so quanto inaspettata o voluta. Mi racconti un po', perché così svegliamo qualche Assolutamente retroscena della tua sì. vita meno nota. Innanzitutto ti ringrazio Oscar per questo super cappello introduttivo. Ci tengo a partire dal termine influencer, che ormai è un termine che io non mi sono mai sentito mio, che adesso sempre più si sta trasformando in quello che è il talent, no? L'influencer, visto come ora, è la persona che magari ha un bacino di utenza, un bacino di persone che lo seguono, però magari non ha un fine ultimo esaustivo del perché. E questo sarà nei prossimi anni il trend, trovare un proprio perché le persone devono seguirmi, no? E qui ho questo perché, ho iniziato a farmi questa domanda ormai da 10-15 anni, è un po' la domanda che si fanno tutti, no? È il motivo ultimo della vita, no? Ma perché chi sono io in realtà? Che cosa sono chiamato a fare qui? Tutto è partito dall'età Quindi siamo proprio sul dell'adolescenza, senso. Vai, vai. assolutamente sì. Adolescenza? E poi, se vuoi, è quel famoso dubbio amletico, no? Dell'essere o non essere o l'essere o apparire. Io sono partito dall'apparire. Sono partito dall'apparire perché era una sorta di rivincita, una rivincita contro me stesso. Io all'età di 16 anni pesavo 140 kg, avevo Ah, lasciato attenzione. l'agonismo, infatti mi chiamavano dal ciccio a scuola, e i motivi per cui sono arrivato a questo. Allora, sicuramente continuava a venirmi l'otite, ero un ex agonista di nuoto, e mangiavo a dismisura, poi vivevo anche con nonna, per cui puoi immaginare. Però questo, assieme anche al fatto che magari non ho avuto un padre, perché ho comunque una figura del tutto presente nella mia vita che mi aiutasse a fare le spalle e a prendere le decisioni autonome nel futuro, ecco, quelle spalle lì ho dovuto costruirmele da solo,
sono stato cresciuto da mamma e da nonna, però è anche vero che, adesso mi dico, fin troppo ho utilizzato questo come un alibi, no? Come per dire, ok, il bambino ha avuto questi scheletri nel passato e quindi si è dato al cibo e quindi ha aumentato, e quindi l'ho usata anche talvolta come scusa, no? Sono arrivato a 140 kg, punto, non mi vedevo più, ho detto questo, mi guardavo allo specchio, dicevo questo non è la persona che voglio essere, no? E ho fatto un cambiamento, un processo faticoso, perché insomma... Da solo? Giù. Allora, mi ha aiutato sicuramente mia madre mentalmente, perché ci vuole un qualcuno che, anche se... Perché è un po' l'effetto yo-yo, no? Vai avanti e poi torni indietro perché se in qualche modo vedi gli altri mangiare gelati, essere tutti belli, invece tu ti mangi un pezzo finale del cornetto e lo metti di qua dietro. Il classico, ed è tuttora così poi tra l'altro, ma ho detto, le persone, voglio smettere di essere l'amico, il migliore amico della donna, ma voglio essere qualcuno che trova anche la donna della sua vita, no? Mentre io ero quello che le consigliava in come approcciare, no? con i miei amici. E quindi un bel giorno invece ho detto basta, ho fatto questo cambiamento. È stato un cambiamento però mentale anche, perché una volta che sfidi, che vinci, perdonami, la sfida più grande, che non è quella contro gli altri, siamo tutti qua a sfidare gli altri, a vedere chi è più bravo, però secondo me la vera sfida è quella contro se stessi, no? Perché è lì che trovi il limite più grande, che è quello della propria mente, dove siamo tutti spesso incastrati dentro, in prigione. E là ho detto, cavolo, ma se io riesco a fare questo, cioè se sono riuscito a cambiare totalmente la visione, che mi sono messo a studiare l'autodidatta, nutrizione, integrazione, e a provarle tutte, e poi ho detto, cavolo, ma se posso fare questo, in realtà posso fare qualsiasi cosa nella mia vita. E quello è stato un po' un inizio. Che bello. Quanti anni avevi, ricordami? Quanto è durata? All'incirca 18 anni, per cui dai 18 anni, poi è un processo che insomma è tuttora in atto, sì. Sicuramente... No, lo chiedevo perché sono anni importanti anche nell'affermazione sociale, quando inizi a creare il tuo ruolo nel tuo contesto, quindi... Okay. Quindi? E visto che sono qui con te ora, devo dire che uno degli step più importanti l'ho avuto quando mia zia a Natale mi regalò Il tempo dei nuovi eroi. E da lì, assolutamente sì, il tuo libro, e da lì è stato è come se stessi leggendo e al contempo ritrovando parte di me. Cioè è come se quel libro l'avesse scritto sicuramente Oscar, ma in buona parte anche Andrea, no? E allora da lì mi è scattato come... Ma questa qualcosa. È una sorpresa, questa è una carambata. Questa non te l'ho mai detta, hai ragione. No. È una carambata, ma è esattamente qui, è stato così, perché alla fine lo stavo leggendo dopo l'ennesima delusione d'amore, perché io più volte ho idealizzato la donna che avevo al mio fianco, però senza andare, però innamorandomi più quasi dell'immagine che volevo lei diventasse nel tempo. E ho sbagliato perché più volte ho cercato di cambiare le persone, invece le persone, questo l'ho capito nel tempo, hanno bisogno di fare un cammino autonomo, e non puoi essere tu la spalla di nessuno, ognuno deve stare in piedi. No, certo, certo. E tra l'altro, proprio mentre lo leggevo, mi si è presentata questa occasione televisiva. La mia manager mi vedeva un po' così abbattuto, no? L'ennesima volta che investi 1-2 anni di relazione, così dai, ti mando io a fare qualcosa di leggero, hai bisogno di leggerezza, che in realtà è vero, talvolta nella vita le persone che si interrogano troppo rischi di diventare noioso non agli altri ma perfino a te stesso, no? e quindi sentivo che avevo bisogno un po' di leggerezza, ho fatto questi... Sono andato, ho avuto l'occasione di partecipare a questi programmi televisivi che mi hanno dato insomma una visibilità, notorietà. Visibilità, assolutamente, però mi hanno dato un'altra occasione, perché vedi, poi da una cosa nasce cosa, come sempre, e io in un contesto così, passami il termine, alterato, ho trovato la persona che penso sia la persona giusta. È la mia attuale compagna, Teresa, lì per lì, però vedi, non mi sono fermato all'apparenza perché... Sai, siamo gli antipodi, no? Napoli, Veneto, quindi ci davano, ma non c'entrate niente, ma dove vai Andrea? Ma cosa... Senza speranza. Invece in realtà, quando arrivi proprio Oscar all'essenza, no? Che è proprio ciò di cui abbiamo bisogno, riesci a lasciare tutto. Quindi ciò che la tua idea di successo a questo punto come è evoluta? Se tu dovessi quasi in un aforisma sintetizzare il concetto di successo, perché poi
cioè successo è successo, tanti confondono la notorietà col successo, un discorso è la fama, un discorso è la notorietà, un discorso è l'influenza, sono categorie diverse, no? Quindi completamente diverse. Esatto, esatto. Anche perché, il tuo è anche un ruolo sociale, cioè nel senso che avrai una responsabilità, cioè mi piacerebbe pensare che ogni influencer, ogni qualvolta posti un qualche cosa, lo condivida, si faccia la domanda sul senso a propria volta, no? Perché un attimo monetizzare, però questo, sì. È un attimo monetizzare un post non è altrettanto logico, no? E pensare che quel post abbia un valore anche di altra natura, oltre che della monetizzazione, no? Cioè, alla fine sei adottato come modello da altri, quindi come vivi la relazione tra successo e responsabilità? Allora, sicuramente, come dicevi giustamente, il successo o comunque tutti quelli che vengono chiamati very important person, no? I VIP. Mm. Però definiamo VIP. Allora, secondo me il VIP, la persona veramente importante, dovrebbe essere ad esempio una persona come i dottori, come gli infermieri che stanno salvando le vite quotidianamente in questo periodo. Quelle per me sono le persone veramente importanti. Poi chiaramente ci sono le persone che hanno portato in televisione, in radio, nel cinema, quindi chiaramente visibile a moltissime persone quello che è il loro talento, che può essere un talento derivante dall'intrattenimento piuttosto che dall'acting, eccetera. L'influencer di oggi, giustamente dicevi, deve dare un senso, deve dare un motivo. Io posso chiaramente fare delle attività di marketing, però dietro, al di là di quelle che comunque devono essere correlate al mio tone of voice, e al mio DNA, perché probabilmente cresciuto da due donne, questa cosa qui mi ha dato quella giusto pizzico di empatia nel mettermi nei panni delle persone. Quindi io purtroppo questo l'ho vissuto per anni, anche se vuoi come una vera e propria prigione, perché talvolta ti metti talmente nei panni degli altri che non ti ricordi più che esisti anche tu e che probabilmente dovresti anche preservarti anche te e fare del bene anche a te. Però in realtà, se gestita nel modo giusto, se trovato un balance in questo, questo tipo di sensibilità ti fa capire quali sono i bisogni altrui e di conseguenza in qualche modo andare a soddisfarli. E questo, se me lo concedi, è un po' quello che mi è capitato durante questo periodo di quarantena. Io vedevo tutte queste persone che in qualche modo si concentravano nel bicchiere mezzo vuoto e invece dentro di me dicevo, ma calma, io come posso fare del bene in questo momento aiutando le persone invece a concentrarsi in quello mezzo pieno e quindi a lasciar fluire, a lasciar scorrere? E ho detto, ma potrei aiutarli tramite una TV, una sorta di digital TV, mi è venuto in mente. Stai arrivando a Flow? Vai, racconta. Che in qualche modo volesse racchiudere un po' di sapere, però a livello trasversale, a livello multiverticale, possiamo dire, no? Perché adesso da anni la cosa più importante delle persone è la verticalità, devi settorizzarti qualcosa, e io in tutta la mia vita non sono mai riuscito a settorizzarmi qualcosa, sono sempre stato un curioso, non tutologo, perché non lo voglio nemmeno essere. Però più trasversale, no? Più trasversale, però chiaramente non ho l'autorevolezza, no? Per parlare di tutto spesso nel mio profilo. E quindi ho pensato, ma se riuscissi a, in qualche modo, a prendere le menti più importanti, ma neanche famose, ma che siano veramente forti in quello che fanno, in quello che dicono, da uno psicologo, da chi può aiutarmi magari col fisico. In quarantena c'era questa problematica, infatti tutti ad allenarsi, allenamenti pseudo, insomma, fai da te. Di tutto. O magari nella nutrizione, nella psicologia, perché ormai lo psicologo finalmente si è capito che non è che uno va dallo psicologo perché è malato, anzi, talvolta io vado dallo psicologo per migliorare me stesso, per migliorare il mio rapporto con le persone. E quindi io penso che ci sono tanti giovani come me che si chiedono ogni giorno, ma che cosa posso inventare? In che modo posso innovare il mondo che vivo? Ecco, io ho questa domanda che mi ha bombardato negli ultimi 5-6 anni da start-upper come sono. Ma una domanda sana. Una domanda sana. Ma che però non è facile, no? Mi darai adito al giorno d'oggi inventare qualcosa di nuovo. Però, ho detto, siamo bombardati da questi big data e quello che è necessario oggi probabilmente invece è far ordine nella miriade di informazioni che riceviamo ogni giorno. E un po', se vuoi, questa è un'altra cosa che mi viene in mente adesso e te la dico, ho fatto tutto questo
per gli altri, ma in realtà flow, se vuoi, è... l'ho fatto per fare ordine nella mia vita anche. Perché è... ho tante passioni, ho tante cose, però in qualche modo dovevano essere incanalate, dovevano essere settorizzate. Chiaramente poi uno può trovare quello che il tema che più gli si addice, o magari mettere naso in... in approfondimenti tematiche che ancora non era a conoscenza, ecco. Per cui ecco, fare del bene alle persone giornalmente, concetto, scusa, usato la parola, a me è molto cara. Cos'è bene? Allora, bene per me, allora, fare del bene a una persona significa, mi viene in mente una frase, ma forse l'ho letta proprio sul tuo libro, mi sembra, correggimi. non è importante ciò che dici, non è importante ciò che fai, ma ciò che è importante è come fai sentire le persone, no? Come le persone fai sentire, sì, era, no, in realtà è una citazione che faccio nel libro di Maya Angelou. Esatto, la gente si dimenticherà di quello che avrei detto, di quello che avrei fatto, ma non si dimenticherà mai di come l'hai fatta sentire. Come fatta sentire. E quindi secondo me far del bene è esattamente questo. Mi è venuto in mente, è possibile intrattenere, ma in modo formativo? Cioè... Spesso questi due canali sono andati su due binari completamente diversi. Da una parte avevi l'intrattenimento puro, dall'altra invece dovevi metterti lì a studiare autonomamente, andare in cerca dei luoghi migliori, che possono essere siti internet, che può essere un libro, però sei tu che nel tuo quotidiano devi prenderti del tempo nel sapere anche dove cercare. Magari fare delle ricerche che poi ti portano nel libro più bello che mi hai letto, oppure in altre che invece dici, ma cavolo, non era proprio quello che volevo leggere, sinceramente. Invece se hai una guida, se hai qualcosa che quotidianamente ti dà delle pillole, nel migliorarti, ma migliorarti a 360 gradi, perché dal Galateo secondo me è qualcosa di bellissimo. Io sono partito dalla forma, no? Ho fatto il processo inverso, no? Di solito prima si crea il proprio contenuto e poi ce lo impacchetta come fa il marketing, no? Però noi sappiamo che il marketing è una delle parti più importanti nel processo di un business. Quindi tu puoi essere la persona più intelligente, la persona con dei contenuti, con tre lauree, ma se poi non hai la forma e quindi il saper venderti, il saper comunicare, il saper vestirti, sono tante cose, no? Che poi riguardano il sapersi comportare con determinate persone, l'essere camaleontici, no? Puoi stare a cena con il contadino, con un bol prosecco, mortadella, oppure puoi stare anche con un amministratore delegato di una grande azienda per parlare di business. Quindi un'idea del fare del bene nell'accezione dell'essere utile, provando a sintetizzare, ok. No, è molto interessante, perché l'utilità a quel punto diventa quasi oggettiva, no? Se poi è un'utilità anche d'insieme e non solo per il singolo, dovrebbe essere un ulteriore valore aggiunto, perché poi spesso si manifesta il limite quando il mio bene non coincide col tuo, e a questo punto in nome del mio bene io perseguo un obiettivo che spesso passa attraverso il tuo svantaggio, no? E poi su scala... Sì. Planetaria, insomma, abbiamo conflitti, abbiamo contrasti, lo vediamo. Riuscire a far coincidere il bene tuo col bene dell'altro, quindi un bene con la B maiuscola, io credo sia una delle sfide di questo tempo. Quindi mi piace pensare che il suo colo possa essere un contributo alle vite di tante persone che magari si nutrono di qualche contenuto che nasce per curiosità, per interesse, per necessità, per bisogno, non fa differenza. Certo. Con l'auspicio che sia un momento di consapevolezza, no? Di insight. Chissà che guarda, qualcuno non... Io penso, Oscar, che probabilmente, come spero, siamo passati dal mors tua vita mea, no? al win-win, per cui se io trovo qualcosa di cui beneficio, io di qualcosa, mi piace far beneficiare anche te. L'altro, certo. La stessa cosa. Però vediamo, speriamo, incrociamo Lasciami con un pensiero, visto che siamo dentro in questo contenitore virtuale che si chiama Gocce di Gratitudine. Una cosa di cui sei grato in questo momento, che oggettivamente coincide con l'uscita di un picco, no? Tragico, quello dell'emergenza diventata da epidemia a pandemia, e con un apparente ritorno a una dimensione di più comfort. C'è una cosa di cui sei grato a tutto ciò che è stato? A cui ti senti dire, nel rispetto della sofferenza, delle pene, di chi ha sofferto, di chi professionalmente è stato impattato, diciamolo sempre. Però ti senti dire grazie per o grazie a? La mia risposta potrà sembrare per certi versi banale, ma in realtà
io sono grato ai miei errori, perché i miei errori in qualche modo mi hanno fatto fare un percorso di vita che mi ha portato dove sono ora. Differentemente, magari se non avessi mai dovuto attraversare il periodo di obesità, in qualche modo non sarei mai arrivato alla consapevolezza di voler fare del bene nella comunità, nel mio piccolo chiaramente, no? Quindi una cosa, sono grato ai miei errori, sono grato all'essere riuscito a lasciare andare i demoni del passato, quindi in qualche modo l'assenza paterna, quindi ancora una volta a me stesso, perché io penso che la cosa più importante, che poi è anche quella che dice il nostro Patrizio Paoletti, è quella di perdonarsi, no? Il perdono di se stessi. E io ho una cosa che ho appreso negli ultimi anni, perché passi i primi anni di ventenne dove ti interessa soltanto saltare i fossi per lungo, diciamo in Veneto, no? Però poi arrivi alla consapevolezza che probabilmente c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di interiore che devi scoprire, però prima devi lasciare andare qualcos'altro. Arrivando alla situazione attuale, io penso che chiaramente in tutte le persone che hanno lasciato i propri cari, quindi senza alcuna offesa nei loro confronti, io penso che in un modo o nell'altro, a me, ma come tante altre persone, ci ha fatto interiorizzare, ci ha fatto capire che cosa significa veramente trovare se stessi, trovare qualcosa che vada oltre il quotidiano, vada oltre l'apparenza. Ognuno di noi, secondo me, si è scavato dentro e ha capito che c'è un mondo che è tutto da scoprire. Tante persone hanno aperto un libro, ho gente che dice, oh, ma sai che leggere mi piace, ma dai? No, ma guarda, nelle cose proprio più semplici, le persone hanno trovato un loro cambiamento. Quindi è stata un'occasione di reincontro con se stessi, forse. Essere grati a questa occasione. Andre, ti ringrazio dal cuore. Grazie a te, Oscar. E grazie per questo tuo tempo. Sono certissimo che... sei già noto, però magari, chissà, spero che questa goccia di gratitudine possa aiutare a far apprezzare ancora di più quell'Andrea magari meno noto, perché poi alla fine... Io ti aspetto su invece, perché il tuo tema dell'economia sferica mi entusiasma un sacco e non vedo l'ora... Ne parleremo, tra l'altro vorrei conoscere tua zia, quindi se ci rincontrassimo vorrei ringraziarla da parte mia per averci fatto incontrare. Va bene. Grazie Andrea, dal cuore. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao Oscar.